viene, diciamo, messa in campo, sarebbe stato utile avere una specifica in più, perché Mosul non è esattamente, diciamo, un territorio neutro. In questo momento su Mosul ci sono diverse operazioni militari in campo, ci sono, diciamo, le forze dei Peshmerga curdi che fanno un'offensiva su Mosul, ci sono le truppe americane sul terreno che fanno delle operazioni militari. E noi avremmo gradito, diciamo, e questo è il tema dell'emendamento che oggi poniamo in discussione davanti a quest'Aula, che fosse specificato che i nostri uomini siano impiegati solo ed esclusivamente per l'attività di protezione di quell'infrastruttura e non invece con la possibilità che una volta sul campo vengano impiegati in operazioni militari che questo Parlamento non ha mai approvato. Grazie, non ho altri iscritti a parlare. 2.14, Fava, parere contrario dei relatori di maggioranza del governo Di Pini, favorevoli gli altri due relatori, la votazione aperta. Chi non riesce a votare? Carrozza, Bonafede, Luciana Agostini. Gullo. Altri? Onorevole Gullo. Ok, ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 376, votanti 374, astenuti 2, maggioranza 188, fuori 96, contrari 278, la Camera respinge. 3.1 Pira. Nessuno chiede di parlare? No. Allora, parere contrario del relatore di maggioranza, del governo, della quinta commissione, dell'onorevole Pini, favorevoli gli altri due relatori, la votazione aperta. 3.1 Piras. Chi non riesce a votare? Non vedo mani alzate? Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 366, votanti 364, astenuti 2, maggioranza 183, favorevoli 89, contrari 275, la Camera respinge. Siamo al 3.2 Fava. Onorevole Duranti. Grazie Presidente. Chiediamo con questo emendamento di sopprimere in particolare la missione EUTM Somalia. Per una ragione, anche questo decreto, il provvedimento all'esame oggi, prevede appunto di prorogare al 31 dicembre 2016 la missione in Somalia che ha come obiettivo quello di contribuire allo sviluppo del settore della sicurezza in quel paese, sia con il rafforzamento delle forze di sicurezza tramite formazione militare specifica, sia con il sostegno alla formazione fornita dall'Uganda. Allora, noi abbiamo posto il tema già in una mozione che abbiamo